Ciao a tutti, io sono Little Grey Simmer e oggi siamo qui con un nuovo speed build. Allora, come avevo già annunciato in alcune storie su Instagram, sto pensando di rimodernare il canale e sto partendo ovviamente dai video principali che ovviamente pubblicherò andando più avanti. In questo caso il turno del cambiamento è stato all'interno degli speed build, ovviamente anche per quanto riguarda gli speed gas. Ho notato che molti di voi solo con la musica, diciamo, non guardano tutto il video, vanno a vedere direttamente, diciamo, la parte dove si vedono direttamente le foto del ristorante. Questo l'ho scoperto, diciamo, in base alle analitiche, diciamo, del canale e dei video. E dato che appunto ho visto, diciamo, un calo di commenti, soprattutto negli speed build e anche dei views, ho deciso di renderli, diciamo, un po' più divertenti, magari dando una parte parlata al video, quindi in questo caso allo speed build. Quello che sto costruendo in questo caso è un ristorante da cui appunto ho preso ispirazione. Questo ristorante in realtà si trova nel gioco della saga di Fabulous Angela, che sarebbe appunto, diciamo, una sorta di spin-off della serie di Delicious, ovvero Game House. Non so se lo conoscete, diciamo, è un gioco bellissimo. Io lo adoro troppo ed è il ristorante di Fran, diciamo l'amico di Angela. Cioè, io lo adoro troppo. Appena ho visto quel ristorante mi sono innamorata, soprattutto nell'ultimo gioco, diciamo, che è uscito di Angela, se non mi ricordo male, ha le tonalità sul verde sia all'interno che all'esterno, e ho deciso di rifarlo, e ovviamente anche mettendoci soprattutto del mio, perché all'interno del gioco si vedeva soltanto una parte dell'interno del ristorante. Infatti per l'interno, ovvero della parte interna, diciamo della sala interna dove si trova appunto la cassa, diciamo la reception, ho cercato di adattarlo il più possibile sia a The Sims 4 che al gioco ovviamente di Delicious Emily, quindi ho cercato di rendere le cose più coerenti possibili. Per l'esterno sì, è identico, diciamo che è quasi identico, solo che ho dovuto fare un altro piano per poter inserire all'esterno, diciamo, la scritta di Fran, la scritta in Simlish di Fran, quindi, diciamo, ho voluto renderlo un po' più realistico e meno cartoon, così come era nel gioco di Fabulous Angela, ovvero il ristorante di Fran. E poi ho aggiunto delle cose in più, ovvero la terrazzina, diciamo, all'esterno, la piccola terrazza all'esterno in cui ci sono dei tavoli, in cui ci sono anche delle lucine che poi vedrete ovviamente dopo nella parte successiva dello speed building. Ci sono delle lucine che danno una bellissima vista, soprattutto la sera, è davvero spettacolare. E inoltre ho aggiunto i bagni, che nel gioco in cui giocavo io, appunto, che sarebbe un gioco arcade comunque, Fabulous Angela, con storie e tanto altro, per questo è divertente. E ho aggiunto questi bagni che si trovano, diciamo, alla destra, attaccati nella zona bar in cui c'è un divanetto e un tavolo in cui si potranno tranquillamente gustarsi un bel caffè. Vi giuro che volevo costruire questo ristorante da tantissimo tempo, fin da quando appunto è uscito il nuovo gioco di Fabulous Angela. Quindi ho detto, perché non costruirlo su The Sims 4? Anche perché è molto carino, è molto accogliente ed è molto alla mano. Infatti vedrete che nel menu personalizzato e soprattutto nei vestiti, diciamo nel vestiario del personale, vedrete ovviamente la divisa di cuoco normale. Anche se Fran nel gioco era solo lui quello che gestiva il ristorante, però ovviamente siamo su The Sims 4, quindi qualcosa in più mi piaceva aggiungerla. Personale di sala, quindi in questo caso quelli che si occupano di prenotare i tavoli, quindi riservare i tavoli, hanno una semplice divisa nera, mentre i camerieri, diciamo, hanno un completino più carino, un po' più alla mano e meno formale. Diciamo che questo ristorante è per lo più un luogo quotidiano con cui passare dei momenti divertenti con la famiglia. Infatti il menù l'ho reso personalizzato, non è né una tavola calda né, diciamo, un luogo per fare brunch o altro, è semplicemente, diciamo, un luogo in cui puoi sia far colazione, sia brunch, sia pranzo che cena. Diciamo che è un ristorante davvero carinissimo in cui ogni famiglia può divertirsi e può pranzare e cenare ovviamente dove si vuole. E ne approfitto inoltre sempre in questo video per comunicarvi qualcosa che ho detto su Instagram. Ci saranno dei cambiamenti, tra cui
anche, non solo ovviamente il voice over negli speed build e negli speed cast, ma anche dei cambiamenti per quanto riguarda la grafica, quindi in questo caso i banner e il logo di YouTube cambieranno. Ovviamente questi cambieranno subito, non appena ho un po' di tempo libero per cambiarli, li cambierò sicuramente. Ci saranno inoltre cambiamenti per quanto riguarda l'audio, perché so che molti di voi avvertivano, diciamo, una sorta di rumore di sottofondo a cui dava fastidio, e soprattutto a me, ma questo rumore di sottofondo dà davvero fastidio. E no, non si tratta del ventilatore, ma del rumore, diciamo, di questo microfono che sto utilizzando al momento. Infatti provvederò ad ordinarne uno al più presto possibile e di registrare video di qualità migliore. Infatti ho detto, sto lavorando, diciamo, sto racimolando qualcosina e quindi provo a migliorare un po' la qualità dei video che usciranno sul canale. Per quanto riguarda l'uscita dei video, molti stanno commentando recentemente sotto i miei video dicendo, ma quando ci sarà un nuovo episodio o quant'altro? Ragazzi, ascoltate bene questo avviso: non pubblicherò più programmazioni sul canale, perché ragazzi, io sono stata davvero molto molto impegnata in questo periodo e non ho avuto nemmeno il tempo di registrare e editare qualcosa, perché davvero gli impegni mi uscivano fuori dalla testa. Come ho già detto, tra poco, come ho già detto su Instagram, nella settimana in procinto di Ferragosto finalmente avrò le ferie, quindi potrò registrare tutti i video che però usciranno a settembre. E sì, perché anch'io ho bisogno di una pausa, anche se sembra che appunto io non abbia pubblicato video o altro e quindi sembra che io mi sia presa una pausa. No ragazzi, non mi sono presa una pausa assolutamente, anzi vi sto avvisando appunto dicendovi che la prenderò dopo il 16 di agosto, quindi a partire dal 16 fino al 1 settembre, fino all'1 settembre. I video ricominceranno ad uscire, se non erro, o il 2 o il 3. Quindi provvederò a registrarli prima, ovviamente con una qualità audio decente, con il nuovo microfono. Vedrete cambiamenti ovunque, sia nella grafica sia nello stile, perché ho voglia di rendere questo canale un po' più americanizzato, tra virgolette, perché niente, mi piace un sacco lo stile che hanno le youtuber americane, quindi diciamo che non vorrei copiarlo, ma vorrei prendere ispirazione, quindi vorrei che fosse un po' più di qualità e quindi un po' più divertente. Vorrei differenziarmi, diciamo, dai classici youtuber italiani di Sims Gaming, quindi voglio essere un po' più, diciamo, americanizzata, tra virgolette. E niente ragazzi, io come ho già detto, per quanto riguarda la pubblicazione dei video, questa settimana provvederò a pubblicare la Current Household e la Summer Camp Challenge, e provvederò anche a pubblicare un video speciale della D-Case Challenge la prossima settimana. Ovviamente quelli che mi seguono su Instagram con una diretta hanno già saputo lo spoiler per quanto riguarda ovviamente l'episodio che uscirà della D-Case Challenge. Voi non lo avrete. No scherzo, voi lo vedrete direttamente prossima settimana, quindi in questo caso prima che io vada in pausa, quindi chiudo il canale. Quindi in questo caso vi augurerò buone vacanze con l'ultimo video della Decades di agosto, e poi riprenderanno tutti regolarmente a settembre. Ovviamente cercherò di registrare più episodi possibili per quanto riguarda la Summer Camp e quant'altro, perché voglio finire al più presto possibile, perché ragazzi, sì, ci sarà una nuova challenge. Segnatevelo bene, questa challenge sarà quella delle Four Immortal Sisters. Eh sì ragazzi, e sarà davvero una challenge molto molto divertente, e sicuramente pubblicherò lo speedcast in cui vi spiegherò alcune regole per quanto riguarda i personaggi di questa nuova challenge. Quindi non perdetevi le novità che arriveranno a settembre. Quindi per favore vi chiedo cortesemente di non commentare sotto i miei video dicendo quando esce questo episodio, quando esce quell'altro, perché ragazzi vi ho già detto tutto in questo video avviso, tra virgolette. Comunque, spero che questo avviso, diciamo, e questo spill build soprattutto di questo ristorante vi sia piaciuto. Provvederò a caricarlo in galleria in giornata
spero di farlo ovviamente il più presto possibile, anche perché, come sapete, sono al lavoro costantemente. Questa è la mia ultima settimana di lavoro, quindi non vedo l'ora di andare in ferie, mio Dio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate tanti piace e commenti. Un bacio e ciao!